L'arbitro ha fischiato, è appena cominciata. Uscita 15 contro RG. Partita valida per questa Magnum Cup 2023-2024 sul campo del Circolo Famiglia Andrea Doria. Si affrontano quindi queste due formazioni. Il primo possesso è per l'uscita 15, che si schiera quest'oggi in maglia nera. La RG invece in maglia gialla, che prova a guadagnare spazio. Runeta sul posto, poi grande apertura, possibilità di cross che si concretizza, allontana bene il pallone Topa, che con il sinistro riesce a deviare il pallone. Calcio d'angolo intanto sul secondo palo, sempre a cercare De Vito. Pallone troppo corto, l'uscita 15 che però lo lavora e va alla conclusione. E questo è un subito, un grande intervento da parte di Barozzi, che dice di no alla conclusione al volo di Muratore. Muratore che lo raccoglie dal limite dell'area, pensa al sinistro, poi lo finta, circondato da avversari. Passa comunque il numero 7, che combina con De Vitt. 1-2, De Vitt in area, De Vitt per Muratore! Azione d'applausi dell'uscita 15, che trova un gol sensazionale grazie alla coppia De Vitt-Muratore, che in spazi strettissimi riesce a trasformare una grande azione in una splendida, coronata con il gol. Occasione quindi anche, attenzione qui, tratta l'errore del Monte, Nicefaro deve saltare il portiere, grande uscita da parte di Terrasi che dice di no. D'altra parte conclusione da fuori di Santoni. Santoni alza la testa, prova lo scarico, buona iniziativa Santoni di sponda per la conclusione effettuata da parte di Gian Donato, che trova l'ennesima grande respinta di Barozzi al secondo grande intervento della partita. Calcio d'angolo battuto corto per la conclusione, questa volta non sbaglia Gian Donato, trafigge Barozzi con un destro all'angolino, trova la buca d'angolo per il raddoppio dell'uscita 15 al ventesimo. Di essere pericoloso questa volta, il destro non viene intercettato e allora palla all'angolino, 2-0 uscita 15. Adesso sta dominando il gioco, qui però sbaglia, attenzione a Del Monte, non caccia subito, finta, palla adesso con il destro e non sbaglia, accorcia le distanze il numero 10. Termine di questo primo tempo, dice il direttore di gara, ultime occasioni quindi di questo primo tempo, come ad esempio questa punizione di Nicefaro su cui è strepitoso veramente Terrasi, che dice di no con un intervento clamoroso. Poi dall'altra parte conclusione al volo di Cittadini, due gesti tecnici, tre se contiamo anche la parata di Terrasi in questi 20 secondi da brivido. Intanto deve gestire un pallone difficile, se Sabatino lo fa bene, ma non c'è più tempo. Finisce così il primo tempo tra uscita 15 e RG, con la formazione di maglia nera che conduce per 2-1. De Vitt dal limite, Gian Donato perde il pallone sull'attacco di Nicefaro, alla fine però De Vitt da Muratore, calcia da fuori, ancora puntualissimo nell'intervento Barozzi. Altro calcio di punizione, questo da posizione super per l'RG. Nicefaro sul punto di battuta, Nicefaro forte, pallone deviato, se non ho visto male De Emili, che era sulla linea di porta a coprire il secondo palo e in maniera puntuale è riuscito ad allontanare il pallone. L'RG che deve continuare a mantenersi in zona offensiva, che però non riesce perché Muratore porta per il pallone, prova a saltare l'uomo, ne salta due e serve Santoni, che le la rigioca perfetta sulla corsa, è in area Muratore che mette dentro, De Vitt trova la deviazione vincente, ripartenza da manuale dell'uscita 15 e risultato che si aggiorna sul 3-1. Calcio punizione battuto all'indietro, solito scambio tra Santoni e Muratore.
Iniziativa che porta alla possibilità di cross, Candido che va dentro, Marozzi poi, Muratore a porta sicura, il pallone che esce. E poi ancora il contropiede, sempre Santoni, sempre a cercare la combinazione con Muratore che questa volta sceglie di ritornare dalla difesa. Prova ad alzare il pressing, l'RG, ma non c'è più tempo, finisce così, uscita 15, vince contro RG, risultato di 3-1 in favore della formazione in maglia nera. A commentare per voi questa sfida Alessandro Presidente Sport Academy, che vi augura una buona serata.